c'è la richiesta di rinvio a giudizio, c'è la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Milano. E le opposizioni che hanno richiesto le dimissioni. Vabbè, le opposizioni chiedono ogni due minuti le dimissioni. Vabbè, io sono con. C'è una richiesta, poi vediamo quando sarà la decisione ne parleremo. La situazione al governo, secondo lei, può creare imbarazzo al governo? No, non crea nessun imbarazzo al governo, è una questione di sensibilità personale, sarà il ministro Santanchè a decidere. Io sempre detto, sono un garantista, lo sono con tutti, lo sono stato quando c'è la vicenda di Caro, quando c'è. Io sono garantista in assoluto, non vado mai a canirmi contro le persone, poi ognuno ha la sua sensibilità. Credo che i cittadini oggi vogliono soluzioni, non vogliono risse, liti personali, strumentalizzare tutto. Ripeto, io non ho strumentalizzato la vicenda di Caro, dico che c'era un problema politico, ma non mi sono mai accanito né contro di lui né contro altri, perché non è giusto farlo. Quindi non, se non c'è lei il problema politico sul tema Santanchè, dice non è un tema politico oltre che di garantismo. È una richiesta, è un problema politico. Non, mi pare che sia un problema politico. Il governo va avanti, basta vedere i risultati elettorali quali sono. Io sto girando l'Italia, vedo qual è il consenso attorno al governo, è il popolo che decide in democrazia. Poi qualcuno può dare fastidio, però questo è legittimo. In democrazia c'è la maggioranza e l'opposizione, però mi pare che la maggioranza si stia allargando e l'opposizione si stia restringendo.